Ricordo di un dolore venne dipinto da Giuseppe Pellizza da Volpedo, l'artista che fu poi divisionista, nato a Volpedo, appunto in provincia d'Alessandria nel 1868 e morto lì nel 1907, nel 1889, e rappresenta simbolicamente il dolore della modella ritratta che regge tra le mani un libro tra le cui pagine l'autore aggiunse all'ultimo momento una viola del pensiero essiccata. Era in memoria del dolore patito per la morte repentina della sorella dell'artista, Antonietta, morta qualche settimana prima, mentre l'artista si trovava a Parigi per visitare l'esposizione universale. Tra l'altro la tela venne donata dall'artista stesso al museo ove tuttora è esposta, vale a dire all'Accademia Carrara di Bergamo.